Sono Valentina Albanese, sono il nuovo responsabile del motorsport per Porsche Italia. Fatto fino a pochi mesi fa il pilota io stessa, quindi sono abituata ad avere una prospettiva da dentro l'abitacolo, da sotto il casco. In particolare quindi seguirò con molta attenzione questi ragazzi che stanno cercando la via del professionismo. Difficilmente mi potranno raccontare bugie. Io so esattamente quali sono le dinamiche che si provano quando si è seduti in macchina, so esattamente le dinamiche che si provano quando si è nel paddock. Ragazzi, il piede conta, ma occhio al P-Factor. Vallelunga è da sempre un circuito molto impegnativo, è un circuito che racchiude alcuni segreti che diversificano la guida da altre piste, quindi ovviamente il vantaggio di avere alcuni piloti che la conoscevano già molto bene si è visto sul campo. Abbiamo però visto anche piloti come Mick, come Grenier, che sono venuti qui solo per un test, distinguersi bene. È una pista che permette di prepararsi molto bene sia a livello tecnico sia a livello di conoscenza del setup della vettura, e li abbiamo visti tutti portare a casa informazioni utili per il futuro. Beh, non è stato sicuramente un weekend facilissimo, prove libere a parte, da quando sono partite le qualifiche abbiamo avuto già un po' di problemi a livello sportivo, quindi che non riguardavano ovviamente noi, non riguardavano direttamente i piloti, però ci sono stati un po' di problemi che hanno condizionato quella che è stata poi la classifica finale sia nelle qualifiche che nella griglia di partenza poi per le tre gare. Abbiamo assistito a delle belle battaglie davanti con Mattia, con Alessio, con Kevin, Simone, insomma un po' a rotazione con Grenier, a rotazione in tutte e tre le gare tutti i nostri junior. Abbiamo visto anche rimontare bene Daniele, che ha ricevuto una penalizzazione durante le qualifiche dal fondo della griglia. Abbiamo fatto le qualifiche, purtroppo non sono andate come speravo, anche perché mi hanno tolto tutti i tempi, c'è stato un errore da parte della squadra e lì, quando ci sono questi errori, il pilota può fare veramente poco, e quindi mi hanno cancellato tutti i tempi. Diciamo, è stata una gara 1 un po' sicuramente condizionata dall'ingresso della safety car. Ci sono stati anche lì dei problemi, perché anche il regime di safety car ci sono stati dei sorpassi. Piove sul bagnato, infatti avevo rimontato fino alla quarta posizione da penultimo, e poi niente, c'è stata la safety car nel primo giro e purtroppo non ho visto la bandiera gialla con l'esposizione del cartello safety car. Da lì ci sono stati un po' di reclami tra piloti e mi hanno penalizzato, come me, altri, mi sembra, 3 o 4 piloti di 25 secondi. Anche dopo la fine della gara ci sono state delle penalizzazioni, anch'io sono stato penalizzato. Well, I saw the yellow flag. Strange situation because many drivers made that mistake. È stata la mia prima gara dopo il rientro, perché ho avuto un infortunio, sono stato ricoverato 8 giorni all'ospedale, purtroppo era vicino alla gara del Mugello e ho dovuto saltarla. Però è stato un buon rientro, diciamo, perché comunque nella gara più importante, che è l'Endurance, abbiamo fatto terzi
e fa ben sperare per le altre gare. Siamo al termine di un weekend molto importante per tutti i ragazzi dello Scholarship Program. È stato il weekend che ci ha portato alla scelta del pilota che andrà all'International Shootout e che si giocherà ovviamente la possibilità di diventare un pilota Porsche nella prossima stagione di Super Cup. Ovvio che la tensione è ancora alta, anche se le gare sono finite, perché tra pochissimo verranno ovviamente nominati le due persone che andranno a rappresentare, chi come titolare, chi come wild card, ovviamente Porsche Italia, comunque la Carrera Cup Italia, nella selezione finale. Secondo me Mattia sicuro, e poi c'è un ballottaggio tra Alessio, Daniele, Mick e io, dai, siamo tutti allo stesso livello. Sicuramente Mattia, e la speranza c'è un po' nella riserva. Direi che come wild card italiana, con tutta la nostra speranza che venga veramente scelto anche lui, Alessio Rovera, quindi complimenti. E la nostra prima scelta è andata su Mattia Drudi, quindi... Drudi come vincitore e Alessio Rovera come wild card, che hanno dimostrato durante tutto l'anno, e compreso questo weekend, di fare un ottimo lavoro in chiave sia di pista, di pilotaggio, sia in tutto quello che noi definiamo P-Factor. Sono molto felice di essere stato scelto, anche perché è stato un anno molto duro. Sono veramente soddisfatto e cercherò di dare il massimo alle selezioni in Germania. Diciamo che tutto l'anno Mattia è stato un po' la carota che tutti volevamo rincorrere. Tra l'altro a metà stagione si è anche fidanzato, quindi credevo che perdesse completamente il controllo, ma in realtà è stato molto bravo, quindi bravo, complimenti a lui.